Signore Presidente, io vorrei un attimo richiamare un'Aula che, come spesso capita, è abbastanza distratta sull'oggetto di questa pregiudiziale e su quello che purtroppo quest'Aula sa per fare. La proposta di legge a prima firma onorevole Soro, in quel momento capogruppo del Partito Democratico, è stata presentata dopo una serie di episodi ripetuti che le cronache hanno riportato di violenza, di aggressioni contro persone colpevoli soltanto di essere omosessuali, aggredite o insultate esattamente per questo. Non sto a ricordare l'episodio che ha coinvolto la nostra collega onorevole Concia, aggredita vicino alla Camera, e il fiume positivo di solidarietà, di parole e di impegni, quello veramente trasversale, che è seguito a quell'aggressione. E anzi, io voglio cogliere l'occasione per ringraziare l'onorevole Concia per tutto il lavoro che con molta tenacia e determinazione ha portato avanti su un problema che riguarda migliaia e migliaia di persone e che deve interessare la nostra attività di legislatori. La legge è stata molto tempo in commissione, è stata discussa, è stata dibattuta, è stata affrontata in tutti i suoi aspetti, è approdata in aula nel dicembre 2009 e in quell'occasione è stata approvata una pregiudiziale di costituzionalità, presentata anche in quel caso, perché veniva contestata la previsione di una fattispecie di reato legata all'orientamento sessuale. Il lavoro che è seguito a quella bocciatura di nuovo in commissione ha portato, io vorrei che i singoli parlamentari della maggioranza almeno questo lo sapessero e lo conoscessero come elemento di valutazione, ha portato a un nuovo testo che non prevede una fattispecie di reato, ma prevede una circostanza aggravante, e cioè il fatto molto comprensibile anche per i non giuristi e non addetti ai lavori, che se viene commesso un reato di violenza, di percosse, di omicidio, lesioni nei confronti di una persona che viene percossa o aggredita per ciò che è nella sua vita e quindi con un intento palesemente discriminatorio, ti picchio perché sei omosessuale, ti picchio o ti aggredisco perché sei nero, ti picchio perché sei per il tuo orientamento religioso. In quel caso, per motivi di razza, di etnia, di religione, appunto di orientamento sessuale, in questi casi scatta nel nostro ordinamento un aggravante. In linea, voglio dirlo, in linea assoluta con la legislazione straniera, i dossier della Camera riportano in modo puntiglioso che delle norme che prevedono aggravanti o reati legati alle diversità di orientamento sessuale ci sono in Germania, ci sono in Spagna, ci sono nel Regno Unito, norme molto puntuali e precise. La norma, così come è stata riscritta, recepisce integralmente l'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del Trattato di Lisbona, ratificato all'unanimità nel 2008 da questa Camera, e quindi abbiamo già unanimemente votato una norma che dice esattamente che la previsione di norme, virgolette, per combattere discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, norme del Trattato di Lisbona già ratificate da questa Camera. La norma prevista nell'ultimo testo bocciato in Commissione prevede esattamente la trasposizione letterale nel nostro ordinamento del Trattato di Lisbona. Allora perché votare contro? Lo chiede ai deputati. Non c'entra nulla con il tema che pure è stato affrontato, le coppie omosessuali, le adozioni, i diritti, non c'entra nulla. Qui si tratta soltanto di prevedere una giusta aggravante per intenti discriminatori nei confronti non soltanto delle posizioni delle persone per il loro orientamento sessuale, ma di carattere generale, come ha ricordato il ministro Carfagna, che ha invitato ad un voto positivo e trasversale quest'Aula. E chiedo e concludo, perché almeno non lavorare per migliorare il testo? Respingere la pregiudiziale e poi lavorare nel testo per cambiare se si ritiene che la norma possa essere scritta in modo migliore. Per questo l'invito è, il nostro voto ovviamente contro la pregiudiziale e l'invito è a respingere, a votare, a far sentire un voto di coscienza come è stato annunciato
molte volte sulle agenzie e sui giornali da parte di parlamentari di maggioranza e poi entrare nel merito. E comunque questo voto farà chiarezza e spasserà via le tante ipocrisie e le tante parole sprecate e contraddette poi in quest'Aula. Grazie, signor Franceschini.